Il campionato italiano velocità montagna ha fatto il suo giro di boa nell'ineguagliabile scenario incastonato tra i panorami mozzafiato delle Dolomiti Trentine, dove si è corsa la 65esima Trento Bondone. La competizione, organizzata meticolosamente dalla Scuderia Trentina ed Automobile Club Trento, settima prova del tricolore con validità di campionato europeo. L'Università delle Salite, con i suoi 17.300 metri di tracciato guidato, è difficile come nessuno, che si arrampica sulle rive dell'Adige fino a quota 1.600 metri, in prossimità della vetta del Bondone. Ancora un'impegnativa ed intensa prova per gli organizzatori che a fine gara hanno potuto tracciare ancora una volta un bilancio positivo. Positivo assolutamente, poi il caldo proprio un elemento negativo non lo è, noi speriamo sempre in un meteo assolutamente favorevole, perché così porta tanti appassionati e tanti tifosi lungo le pendici del Bondone. Ha parlato quasi esclusivamente italiano la gara in cui i big del tricolore hanno incontrato i massimi esponenti dell'europeo. Con il nuovo record di 9 minuti 10 secondi e 68 centesimi, Simone Faggioli, su norma M20FC con motore RPE di gruppo E2M, ha firmato la sua settima vittoria alla Trento Bondone. Il pluricampione fiorentino di sport made in Italy ha così rinsaldato la sua leadership di campionato europeo e con 4 vittorie consecutive si è portato in terza posizione nell'italiano, di cui la gara è stata rispettivamente sesta e settima prova, oltre ad avere validità per il trofeo italiano velocità montagna. Seconda posizione con grande prova di carattere per Domenico Scola, il giovane calabrese della Ionia Corse, al volante della Osella PA 2000 Honda, malgrado avesse disputato solo mezza salita di prova al sabato e poi fermo per un guasto. In gara si è arrampicato fino alle spalle del vincitore, difendendo così la leadership tricolore. Terzo posto certamente stretto all'idolo di casa Christian Merli su Osella FA 30 Zytec di gruppo E2M, che ha mirato a tagliare il traguardo e guadagnare punti tricolori quando poco dopo il via ha sentito il motore RPE girare soltanto a 7 cilindri e non a 8. Così il portacolori V Motorsport non ha potuto sferrare l'attacco sperato alla vetta della classifica di campionato. Devo ringraziare la norma per il lavoro fatto quest'inverno, che è incredibile. Voglio ringraziare la Pirelli per questi pneumatici e tutto il mio gruppo di lavoro, dal preparatore del motore, dai ragazzi che lavorano in officina, perché questa è stata una vittoria di gruppo, siamo forti e sono emozionato, perché 9-10 per me era impensabile, penso sia un tempo che rimarrà qualche anno. Ho cercato di portare l'auto all'arrivo senza badare al tempo, purtroppo il motore non andava per niente, penso a 3 cilindri. Ho fatto, diciamo, il tempo dell'anno scorso, come se fosse stata la prima manche di prova, in sostanza. Ho provato, sapevo che anche Domenico era un po' messo male, ho detto vediamo almeno di portare via i punti per il campionato. Che ti devo, già il primo rettilineo ha cominciato ad andare a 7 il motore, poi più salivo più peggiorava, però tenevo d'occhio un po' le temperature, siamo arrivati su. Sotto al podio ha concluso un'ottima gara il veronese Federico Libere sulla piccola ma agile Gloria CP8 motorizzata Yarbusa da 1400cc, che sin dalle prove si è messo in evidenza dopo il recente successo assoluto in Slovenia. Top 5 completata con un'altra convincente prestazione dal giovane bresciano Paride Macario alla sua seconda gara sulla Osella FA 30 Zytec e alla sua seconda volta sulle Bondone, conclusa sul podio di E2M. Sesta piazza per il primo dei trentini al traguardo, Diego De Gasperi, sulla Lola Evo Jad, sulla quale dopo lo stop per la crisi di freni in prova ed il testa coda, in gara ha toccato la ruota anteriore sinistra. Settimo posto e terzo di E2B per un altro pilota di casa, Matteo Moratelli, su Osella PA 2000 Honda, con qualche problema ai freni anteriori ed un assetto non perfetto. Ottavo posto nell'assoluta per il vincitore di gruppo CN, Achille Lombardi, su Osella PA 21 Evo Honda, il potentino di AB Motorsport, autore di una toccata in allineamento per una distrazione. In nona piazza Adolfo Bottura, driver di Rovereto, patrone del team Trentino, al volante della Osella FA 30 Zytec made in Fattorini Motorsport, con cui ha molto affinato il feeling nella difficile gara di casa.
Top 10 completata dal salernitano Giuseppe D'Angelo su Osella PA 21 Evo Honda, il portacolori Cubeda Corse che dopo 2 anni di stop alla seconda gara è salito sul secondo gradino del podio di gruppo dopo che il team Catapano al sabato ha fatto gli straordinari per ripristinare l'assetto anteriore in seguito ad una toccata nella seconda salita di prova. Terzo tra le biposto con motore derivato dalla serie, il marchigiano Francesco Michea Carini, anche lui sulla Osella PA 21 Evo, ma con qualche linea di febbre di troppo. Tra le monoposto di classe 2000, affermazione del giovane veneto Karim Sartori sulla Tatus F Master, molto soddisfatto delle prestazioni sul bondone. Brillante affermazione casalinga in gruppo GT per Matteo Cristoforetti sulla Porsche 911 in versione GT3, estremamente soddisfatto della risposta della vettura di Stoccarda sui tornanti del Mondone, dove non ha patito il temuto caldo. Seconda piazza per un'altra Porsche in versione GT3, la 997 del P-Start di casa Giuseppe Ghezzi. Con pochi decimi di gap dal secondo, terzo con punti preziosi per il CIVM e la leadership rafforzata per il veneto Roberto Ragazzi, autore di un'ottima gara sulla Ferrari 458 in versione GT Cup, che ha dovuto cedere il passo alle supercar in configurazione maggiore. Ragazzi ha preceduto il rientrante compagno di squadra in Super Challenge Bruno Jarak, anche lui sulla 458 del Cavallino e molto contento della prestazione trentina. Fulvio Giuliani è arrivato davanti a tutti in gruppo E1, il bolognese con la Lancia Delta Evo ha sbaragliato la concorrenza, nonostante una crisi di freni sul finale ed una configurazione della vettura più soft per la lunga gara. Seconda piazza per Gramenzi, il sempre bravo e combattivo Teramano al volante dell'Alfa 155 V6, ma che ha avuto il caldo come principale avversario della sua auto, ex DTM. Se in classe 2000 è stato il tedesco di Calabria Egidio Pisano con la Volkswagen Golf a primeggiare, un altro calabrese è stato imprendibile in classe 1006. Il cosentino di Villa Piana, Giuseppe Aragona, che ha usato al meglio tutto il potenziale della Peugeot 106 1.6 16 valvole per accumulare punti sempre più preziosi per la classifica tricolore. Voce grossa per le due Citroen C4 VRC in gruppo A per altrettanti piloti di casa. Ha avuto la meglio Tiziano Nones, che ha fatto valere la sua abilità su Giorgio De Tisi, ma entrambi hanno regalato grande spettacolo ai circa 20.000 spettatori assiepati lungo il tracciato. Solo sesta di gruppo Gabriella Pedroni, che nella gara di casa, test per la Mitsubishi Lancer Evo, sperava di aver trovato soluzioni migliori. In classe 2000 acuto del trevigiano Romy Dall'Antonia, a cui sono bastate le prove per riprendere appieno il ritmo delle salite tra i suoi impegni in circuito. In gruppo N gioie e delusioni, il campione 2014 Armin Hafner è tornato alla vittoria. L'altoatesino della scuderia Mendola, impegnato nella serie europea, ha sopravanzato di 39 centesimi di secondo il compagno di squadra Antonino Migliuolo O'Play, anche lui su Mitsubishi. Per il trentino di Sorrento ancora un bondone stregato. Solo al terzo posto, dietro ai due italiani, il macedone Stefanoschi, anche lui su Mitsubishi, attuale leader europeo tra le vetture turismo. Per la serie tricolore ACI in classe 1006, deciso successo del piemontese Giovanni Regis, al quale è bastata una manche di prove per confermare le scelte che in gara hanno portato la Peugeot 106 davanti a tutti. Nuovo importante successo del bresciano Nicola Novaglio in gruppo Racing Start, che sin dalle prove si è messo in evidenza con la Mini Cooper S, nonostante qualche noia legata anche alle alte temperature. Seconda piazza tra le vetture turbo per un'altra Mini Cooper, quella del campione in carica Ivan Pezzolla. Podio completato da un sempre presente bergamasco Mario Tacchini, rallentato da una scelta di gomme azzardata. Sfortuna per la milanese Rachele Somaschini, testimonial in rosa su Mini dell'associazione Un Sogno per Vivere, dedita alla ricerca sulla fibrosi cistica, ferma in prova ed in gara per il cedimento di un semiasse. Su vettura gemella ha completato la gara Alex Zaninelli, entusiasta della sua seconda volta al bondone. Tra le auto aspirate, successo per il veneto Massimo Fiabene sulla Honda Civic MK4, affermazioni Racing Start Plus per il veneto Luca Gaetani, adesso a tempo pieno sulla Renault Clio Cup e nella nuova categoria che il driver già di gruppo E1 trova entusiasmante. Da una gara lunga all'altra, il prossimo appuntamento delle CIVM sarà sui 13,5 km della Rieti Terminillo.